Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Blood. Siamo arrivati alla mappa E4M3 di Charnel House. Scusate se non sto troppo tempo sott'acqua, ma lo scafandro si consuma. Ok. Eccoli. No, 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 troppo. Da dove mi avrà visto quel cultista? Perché ho sentito un cultista che mi ha chiamato. Forse da qui? No? Strano. Allora, questa si apre? No. Quindi dobbiamo entrare da qua. Allora facciamo così. Blood 6. Purtroppo si è buggato il salvataggio nella scorsa mappa e devo ricorrere a più salvataggi. Allora, ma che ca. Vabbè. No, vabbè, non è possibile che mi fa una roba del genere, però l'engine, dai. Ah, auto-aim. Capivo la tua utilità fino a un certo punto, però. Guardate, non scende. Non scende il candelotto se non sto qui sopra. Ok. E ora di qua non si va. Perfetto, allora devo andare qui. Ah, ne ho già fatti fuori tutti, quindi. Ah. Vediamo se riesco a. No, eh. Va bene. Facciamo così allora. Non è possibile però. Scivolavano troppo ste bombe, dai. Ma che ca. Vabbè, ancora? Capite com'è bastardo questo episodio? Capite adesso? Non esagero mai quando spiego le cose, purtroppo. Dai. Passa di qua, passa di qua. Ecco qua, come le pipe bomb in Duke. Questo a che serviva? Forse chiudere, ad aprire? Boh. Ho un brutto presentimento. Ecco, questo mi ricordo che era un passaggio per un'altra zona. Questo non era niente e questo non era. Ah no, ok. Andiamo prima di qua. Vabbè, però, ma che cavolo? Aspetta. Olè. Ok. Wow, sono così in alto. Come vi dato quel candelotto di dinamite? Non me lo chiedete nemmeno. Non me lo chiedete, veramente. Non so rispondervi. Fatto l'esatto contrario che si dovrebbe fare per evitare un candelotto di dinamite. Ma è morto quello. No. Ok, è andato a fuoco. Olè. Ed è libera anche sta zona. Però io mi sto perdendo e quindi vorrei tornare un attimo indietro. Perché meglio controllare prima tutta questa zona. Vedete, ci sono altre zone ancora qui. È enorme. Ok, qui. Perfetto. Dai, scendi.
Olè. Abbiamo consumato tutti i colpi di questa pistolina. Meglio così. Aha. Ok. Non ho colpi incendiari. Ce n'è un altro qui dentro, eh? Ok. Allora, di chi è questa felpa, questa maglietta consumata, come la volete chiamare voi, e quel cappello? Esatto, di Freddy Krueger. Ah, Blood, quando c'erano ancora i begli easter egg. Allora, adesso di qua. No, niente. Ok, perfetto. È vero che io ho anche lo spray can, potrei usare anche quello. La bombola. E di qua, aspettate che. Vedete, qua si scende, però. Ho come il sospetto che qui ci torneremo, perché io mi ricordo che qua ci si ritorna. Nel caso non ci ritorno, poi. Allora, di qua siamo saliti. Questa è chiusa. Questa è chiusa. Lì non si può andare. È abbastanza obbligata come via. Ok. Colpi per il life leech. Vediamo un po' qui. Guardalo, guardalo, guardalo. Cioè, veramente? Non tirate candelotti di dinamite, vi prego. Sparate se dovete, ma non tirate candelotti di dinamite. Oh, ma era immortale quello. Quante volte gli ho sparato addosso e non moriva. Ok. Morto dalla caduta. Piano, piano, piano. Ce ne sono ancora altri? Purtroppo sì. Dai. Lo so che spunterai da qua. I cultisti sono veramente cattivi, nel senso che vi inseguono tra le aree. Non stanno lì. Oh mamma mia. Qui ci sono pure dei cani. Li riesco a baitare con un candelotto di dinamite, secondo voi? Vediamo un po'. Vedete, si sono stoppati perché. Ok. No. Non sembra che ci passino. Ah, peccato. Devo fare attenzione allora quando si aprirà questa porta. Vabbè, è stata proprio programmata apposta, dai. Se solo avessi quella pistolina, ora potrei non sprecare i colpi di questo, però. Giustamente. Ci sono anche i cani qui. Dov'è il cane? Che l'ho sentito. Dov'è il cane? No, raga, io ho sentito il cane. Ma io lo sento. Ma dov'è andato sto? Oh. No. Eccolo qua. Vai a fuoco. Vai a fuoco. Mica va, guarda, mica ci va. Oh. Ce n'è un altro ancora. Sì. Cerca di spegnersi le fiamme addosso a me, ma guardate che bastardo. Oh. Perfetto. Ora. Qui. Non ancora. Perché mi ricordo che qua. Giù non mi sembra una. Una giusta decisione perché. Appunto, scendevo qua e tornavo indietro, appunto. E perdevo anche la vita, quindi. Nah. Ok, qui si sale e qui si scende. Cioè, proviamo a salire. Ecco, vedete che mi ricordo. Vedete che sentivo i suoni del cane? Vabbè, almeno c'è l'acqua qui vicino, nel caso prendo fuoco. Ok,
Ok, qui si scende sempre. Ma dove sto andando? È enorme questa mappa. Si apre? No. Questa non si apre, non si sfonda. Ok, dobbiamo scendere prima allora. Prima di andare dall'altro lato. No, non si può scendere, quindi dobbiamo andare per forza sul ruscello impazzito. Ok. Alla fine non c'è niente, va bene. Si cade di qua. No, 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 no. Ci sono le kill beast veramente. Ecco. Ok. Abbiamo sfondato lì, non so per qual motivo. Ecco, lo scafandro se n'è andato a quel paese. Però c'era un life leech qui sotto. Quindi. Ma si apre qua? Aspetta, forse. Ah, ecco perché. Perché serviva per salire. Mamma mia, com'è complicata sta mappa a livello architettonico. Avrà aperto lì sotto. Esatto. Immaginavo. Quando vai sott'acqua, purtroppo, ragazzi, molte armi non servono più. E quindi ti devi tenere quelle che ti servono per momenti in cui. Ok, qua si sale e si ritorna lì. Perfetto. E qua? E questa è la grande domanda. Si scende, infatti. Ok, qui si sale, però aspettate. Controlliamo prima. Ok, vedete? Vedete? Aia. Ok. Ce ne sono ancora? Un segreto, un po' d'armatura. No, 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 no. Sali, sali. Non ti soffocare in acqua. Ok. Qualcuno mi sta sparando. Forse da sopra. Va bene, va bene, va bene, va bene. Ho capito. Devo salire, devo andare da giù. Ho capito. Qui niente. Qui c'ho un lanciarazzi. Ok, ma. Quindi? Come faccio a salire? È una. È una bella domanda. Sono passati un po' di anni, da quando ho giocato l'ultima volta a Blood, quindi no, non è un ascensore, anche se sembrava un ascensore. Quello non è un ascensore. Allora, l'unica cosa che mi viene in mente, perché darmi altrimenti un lanciarazzi lì? Sparare là? No? No. Non c'è una spaccatura nel muro, non c'è niente. E allora dove devo andare?
Perché non penso debba andare indietro già. Controllo un secondo, eh. Controllo un secondo dove andare. Perché ragazzi, mi sono letteralmente perso. Invece che farvi perdere tempo a voi, faccio un taglio qui e ci rivediamo dopo. Ok, bisogna letteralmente tornare indietro. Vabbè. Non era per niente ovvia, però sta cosa. Allora, perché con quella leva che abbiamo premuto dovremmo, quella dico alla fine del ruscello, dovremmo essere riusciti ad sbloccare alcune porte. Infatti. E quindi adesso vedete. Non era per niente ovvia questa cosa. Ok. Qui mi sembra che ci sia un cane da qualche parte, perché prima l'ho sentito. No? Ah, eccolo. Vedete? Ah, e siamo su, perfetto. Wow, wow, wow! Con calma, ce n'è anche un altro sulla sinistra. Ah, no. Ah, qui era. Ok, qui so dove siamo. Qui era dove eravamo prima. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora possiamo anche andarcene. Perché adesso dovremmo letteralmente uscire qui e. Certo che sta mappa è proprio noiosa. No, vabbè. Proprio noiosa al massimo, eh. Troppi cani pure. Gli Hellhound sono veramente infami poi. Allora. Cisterna. Nella cisterna non c'è niente. Usiamo lo scivolo. Saltiamo. Perché altrimenti torniamo giù. Vabbè. Ah no, aspetta, 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 aspetta. Non sprechiamo colpi. Usiamo questa. Che non dico che è inutile come arma, ma l'unico uso che ne riesco a fare decente è questo. Scusate un secondo. Riuscirà Davi a completare questa mappa senza ulteriori interruzioni? Scusate. Allora. Vediamo un. Ecco. Guardate, guardate, guardate. Che infamata, guardate che infamata. Dai, lo so. Lo so che venite, lo so che venite. E uno, andato. E due sono andati. Ok. No, vabbè. No, no. No, esatto. Muori. Muori pure te. Oh, finalmente. L'exit. Questa è stata bella tosta come mappa, eh. Oh, ci ho perso parecchio tempo. Crystal Lake. Questa mappa vi spiegherò tutto nella prossima puntata di Blood. Ci vediamo alla prossima, sempre qui sul mio canale.